Onorevole, fino a qualche settimana fa era sindaco di Serra San Bruno, si è dovuto dimettere in seguito all'elezione al consigliere regionale, ma sta seguendo da vicino le vicende della sua cittadina, raccordandosi con il commissario prefettizio e l'ASP. È recente l'ordinanza della presidente Santelli di chiusura del comune di Serra San Bruno. Sì, diciamo che pur non essendo più sindaco da qualche settimana mi sono sentito in dovere di dare il mio modesto contributo alla mia cittadina e quindi diciamo, pur non avendo competenza diretta ho cercato di fare da collante tra l'ASP, ho interloquito con il commissario prefettizio, con il prefetto per dare il mio contributo in questo momento difficile che sta attraversando la nostra cittadina. Sì, ecco, e come sta vivendo la popolazione questa fase critica e cosa si rileva per strada? La gente sta rispettando le ordinanze? Diciamo che intanto c'è una legittima preoccupazione, una paura diffusa, però allo stesso tempo i cittadini serresi sono cittadini che rispettano le norme, quindi la gente rimane dentro casa, osserva i decreti ministeriali, osserva le diciamo, ordinanze emanate anche dalla Santelli, infatti Serra San Bruno, come accennava lei, è diventata zona rossa, quindi un paese chiuso, e la gente diciamo, è molto attenta, segue rigidamente quelle che sono i decreti appunto, ministeriali e le ordinanze regionali. E quindi c'è paura per questo focolaio di contagio che potrebbe eventualmente aumentare nelle prossime ore? Diciamo che c'è preoccupazione tra i cittadini, però allo stesso tempo dobbiamo diciamo essere tutti responsabili, osservare le regole e io credo che si prevale il sentimento di responsabilità e prevale l'osservanza delle regole, alla fine ce la faremo, non possiamo aggiungere ulteriori parole che potrebbero creare panico ai cittadini, anche perché non servono, diciamo che ormai da giorno 9 siamo tutti in quarantena, in linea di massima, quindi c'è la giusta preoccupazione, come è giusto che ci sia, ma guardiamo, diciamo, nonostante la difficoltà, abbiamo fiducia, ecco. Sì, onorevole, non si è ancora insediato il Consiglio, regionale. Mettendo per il momento da parte i colori politici, come valuta l'operato della Presidente Santelli in questa fase emergenziale? Guardi, in tutta onestà, diciamo, come lei ha appena detto, il Consiglio regionale non si è ancora insediato. Io ritengo questo un fatto grave perché potevamo insediarci già scorsa settimana. Al netto di questo è il momento dell'unità, è il momento di essere tutti responsabili. Sinceramente, diciamo che la cabina di regia e la Santelli stessa doveva, a mio avviso, collaborare di più, quantomeno informare le opposizioni o almeno il capogruppo di ogni singolo movimento presente di ogni singolo partito presente in Consiglio regionale, ma adesso non è il momento delle polemiche, pensiamo a superare questa difficile fase che sta attraversando il nostro paese. Subito dopo, ovviamente, avremo modo di riflettere e di ritornare su eventuali negligenze, ma adesso è il momento della responsabilità. Il Presidente Mattarella nei giorni scorsi ha lanciato un messaggio di unità del Paese e dobbiamo cogliere appieno il messaggio lanciato dal Presidente della Repubblica.